Ciao astronauti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi starete facendo una domanda, ma oggi non è sabato, è giovedì, perché fai il video? Se non sapete che ho cambiato i giorni in cui dobbiamo fare i video, andate subito a vedere il video scorso che ho fatto lunedì. E i video usciranno martedì, giovedì e sabato, perché non volevo fare solo un video a settimana e poi insomma mi piace così tanto fare questo argomento, quindi sì. Oggi parleremo della Luna, direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito! Tanto grande e luminosa da essere visibile perfino durante il giorno, è l'unico corpo celeste le cui caratteristiche superficiali siano visibili a occhio nudo. Il diametro della Luna è un quarto di quello della Terra, che ne fa satellite più grande del Sistema Solare, in rapporto al pianeta di riferimento. E è anche di gran lunga il corpo celeste più luminoso del cielo notturno, e la sua affascinante superficie, sfregiata da centinaia di migliaia di crateri da impatto, risulta spettacolare all'osservazione con binocoli o telescopi. La Luna si formò circa 4,5 miliardi di anni fa, poco dopo la Terra, ma diversamente dalla Terra, e la sua superficie in questi miliardi di anni è cambiata ben poco. I mari scuri sul lato visibile sono zone pianeggianti formate da gigantesche colate di lava eruttata circa 3 miliardi di anni fa. Tutto attorno vi sono le montagne lunari, antichi rilievi e valli disseminati di detriti, dovuti a innumerevoli impatti di meteoriti. Adesso vi dico come si formò la Luna. Gli scienziati hanno varie teorie sulla formazione della Luna. In più ritengono che si sia formata quando circa 4,5 miliardi di anni fa un piccolo pianeta si schiantò sulla giovane Terra. L'impatto distrusse il pianetino e fece inclinare l'asse di rotazione terrestre. Furono scagliati nello spazio detriti che formarono una nube. Col tempo le particelle dei detriti si aggregarono diventando la Luna. Adesso vi parlo del lato nascosto. Poiché la Luna compie una sola rotazione su se stessa durante ogni orbita attorno alla Terra, noi ne vediamo sempre la stessa faccia, il lato visibile. Il lato nascosto, qui osservato da un'astronave Apollo, può essere visto solo dallo spazio. È coperto di grandi crateri a un numero minore di quei mari scuri che sono invece diffusi sul lato visibile. E infine vi parlo dell'allunaggio dell'Apollo 17. Solo 12 persone hanno camminato sulla Luna durante le missioni Apollo degli anni 60 e 70. Hanno trovato un mondo grigio coperto di polvere, con colline ondulate e pianure rocciose sotto un cielo nerissimo. Nelle ultime tre missioni Apollo, gli astronauti utilizzarono un veicolo lunare per esplorare e raccogliere campioni di roccia. E niente, per oggi è tutto. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate like e iscrivetevi al canale. Alla fine del video vi metteremo le immagini dei nostri profili Instagram. E niente, noi ci vediamo sabato con un prossimo video. E niente, ciao, passate dei bellissimi giorni, ciao!